trapped in the same DNA. Fix this. Not sure why. Pull me out. I can parse the streams with a filter. Hold on. Okay, we're good. Are we? I don't know what happened, but I can work around it. You'll have to pick a stream to keep things stable. There's a third option, too. I can let the Animus modulate your identity based on signal strength. It's up to you. Ok, grandissimi miei. Ok, siamo arrivati al momento della scelta del sesso, giustificata così. Ok? Perché effettivamente lì non si capiva ancora se il bambino fosse uomo o donna. È stata giustificata così. Ci sono sempre anche qua due DNA sovrapposti, dobbiamo capire noi quale scegliere o lasciar scegliere all'Animus. Io non lascio scegliere all'Animus, preferisco sinceramente questa volta, aver fatto con Cassandra Assassin's Creed Odyssey, fare Eivor versione uomo. Alright, I'll lock it in and push ahead to a time where these streams are more synchronized. Ok. How long have you been chasing me, Wolfkissed? 17 winters? 18? Do I now haunt your dreams? Do I warm your loins? C'è quel pezzo di merda che ha ucciso nostro padre e nostra madre, che ci aspetta ancora. Oh, your father's axe. The weapon of a coward. A scorn snake. Ah, few things would please me more than to kill with this blade. But I know you would defy me to the death, fighting for a glorious end. That I will not allow. You will live your final days, enthralled as a slave, humiliated. Your death will be a lonely one. Kill the rest of his crew! Make them suffer! Eivor Wolfkissed is no more! That name is dead to this world! You will be worth your weight in silver. To the ship! Cavolo! You move? And I take your eyes, you hear me? Wind's blowing from the south. We can tack north, then cut west. Now, what did I just tell you? Oh! Oh! Intanto tu muori. No feast for you, Sunan. My crew is in danger. You must be my eyes. Ragazzi, iniziamo. Apri il codice, aspettate. Fermi. Apri il codice. Ah, ok, menu. Attenzione, tanto siamo conciati così. Tunica da schiavo, ascia da razziatore. Penso non abbiamo nient'altro. Esatto, ok. Arco unico. Brache da schiavo, ok. Mappa. Siamo in Norvegia, ok. A Riaflik, ok. Missione, va bene, legame d'onore. Un eroe viking deve salvare i propri compagni da un nemico mortale. Tanto c'è ancora l'infame a quel database. Database. Sì, ragazzi, il database, che bello. Fazioni. Banditi. Vichinghi. Che bello, guarda, ragazzi, cioè io. Wow. Norvegia, che bello. Dopo ci leggeremo tutti assieme.
È una cosa bellissima. Ok, andiamo però a fa' così. Trova e salva l'equipaggio. E ci voglio provare. Ragazzi, l'occhio di Odino. Ok, R3 occhio di Odino. Va bene. Mangiare frutti di bosco, selvatici, funghi, cibo dalle pentole genera salute. Ok. E lì sotto c'è la salute, la vedete in basso a sinistra? Che adesso non, anzi, non la vedete, quindi sposto un attimo la cam. Ok, dovrebbe essere adesso meno invasiva, ragazzi. Ecco qua quelle che vi dicevo con il vecchio gameplay che ho fatto io. Raccogli Kamemoro. Tanto ragazzi, inizio bello tosto, eh. Cioè adesso io non ne sto parlando, ma inizio bello tosto. Partiamo subito iper mega bomba. Ok, raccolto cibo sufficienza per creare una razione. Perfetto. Ok, molto bene. Facciamo una prova di arco. Va bene. Punto d'osservazione. Intanto abbiamo un nuovo territorio scoperto. Ok, le erbe. Ok. Razioni al massimo, va bene, perfetto. Nulla. Quindi c'è un tot massimo che penso sarà possibile ovviamente poi sviluppare di razioni ottenibili. Ok. È molto fluido come salita, onestamente. Attenzione, grandissimi miei, la nostra prima sincronizzazione. Paesaggio norreno. Cioè non, cioè sono Norvegia. Norvegesi. Ok. Carino, ma bello dove c'è il tram, dove c'è, penso sia un tramonto. Quindi wow. Ok, bene, bene, bene. Sincronizzazione completata. Ok. Ricchezza, misteri, manufatti, potenza stimata della regione. Perfetto. Direi che andiamo a... vediamo se c'è qua sotto. Io non vedo niente. Sono morto. No! Avete visto? Aspetta. Figata. Fammi vedere un'altra cosa. Cioè, immergiti, scatto in acqua. Ok, sì. Va bene. Ok, interessante. Tutto ciò molto interessante. Stiamo facendo esperienza di gioco nel mentre... non abbiamo fatto effettivamente un salto della fede. Siamo proprio buttati a... dritti, così. Usa cespugli e erba alta per avvicinarti in maniera produttiva. Ah, non li ho visti. Aggancio al bersaglio. Ok, sì. Ok. Volevo vedere quando si girava, onestamente. Posso essere onesto? Volevo un attimo capire l'intelligenza degli EA facendo una marea di cose dietro di loro. È un po' normale. Proviamo. Oh, c'è qualcosa. C'è qualcosa dentro. Vediamo. Porta. Ciao. Distruggi. Così. Ma distruggere ha un motivo o no? A caso. Leggi. Disposizioni. Ok, chiamate Ricky Wolf. Prepara il figlio di Varin per i mercanti di schiavi. Puoi usare altri per il tuo sacrificio di sangue. Ok, quindi ci vuole vivo questo Ricky Wolf, che penso sia il capo di questo chiote, che è quello che noi vediamo. Dobbiamo picchiare a sangue. Però bene, informazioni interessanti, bene. Tanto ragazzi, ricordo che è il primo episodio, quindi se avete consigli tecnici che volete darmi, sentite liberi di darmeli, va bene? Iper mega tranquilli, mi raccomando. Anzi, sono sempre ben accetti. Ok. Sì. Per me è Sigurd. Dacco. Ok. I do. Slipped away in the sword clash. And what of you? Kyotve tried to sell me off. A mistake he will regret. Not today he won't. I saw him board a ship at Avaldsnes not long ago. Sailed east, leaving our crew behind. There must still be time to save our men. I will find them. You ready the longship? You glory hound! You would take the rescue for yourself, so the victory song is written about you! I could storm the beach then, slay 2 dozen men, seize our dragon boat and hoist the sail in triumph. Up to you. No, I will take the beach.
a far more dangerous path. You searched the longhouse for our crew. Oh, and here. This corpse will not have any of it. Grazie per lo scudo. I'll meet you by the ship. Ok, abbiamo scoperto un amico, Doug, che andrà lui. Scena iniziata, battaglia per la via del nord. Ok. E tra l'altro poi l'ha fatto anche nostro nonno, una battaglia per la via del nord. Ok. Abbiamo lo scudo del Clan Corvo, che è nostro, e possiamo assegnare questa arma secondaria. Ci sono tre slot principali per le armi. Ogni arma è unica, con un suo stile di combattimento peculiare. Apparirà quando si ottiene un pezzo nuovo di armatura. Ok. Ok. Mettiamo quindi qua. Lo scudo. Bloccare incrementa temporaneamente danni leggeri. Perfetto. Andiamo. Andiamo nella casa lunga a prendere il nostro, i nostri compagni di ciurma. Ecco, la nostra ciurma. Visto che appunto Doug, nuovo alleato scoperto, tra l'altro molto interessante. Doug, nostro alleato molto interessante, va a darci una mano per quanto riguarda la flotta. Allora. Dice qualcosa, ci indica qualcosa questo indicatore. Questa è la casa lunga. Va bene ragazzi, io entrerei a gamba tesa, posso essere onesto? Tanto lì c'è un ingresso, c'è un punto di ingresso dove ce l'ha segnato. Quindi io andrei a fare il giro dall'altra parte. E una volta che sono dall'altra parte, io entrerei. Siamo tanto a Avaldnesnes. Ragazzi, qui non mi sarà da ridere. Comunque, entreremo lì e vediamo che succede. Entrare da questa parte qua, un punto di ingresso. Quindi io lo sfrutterei, to be honest. Non c'erano tanti nemici, eh? Almeno io non ho visti così tanti, se posso essere onesto. Mi ha individuato. Cioè, l'ho detto, tac. Ok, c'è un EA leggermente. Va bene, ciao. Tutto bello, amico. Ok. Indica anche il percorso, essendo l'inizio. Passiamo di qua. Ok, sono le piante. Ecco l'apertura che c'era, ci veniva indicata. Oh sì, sì, è qua. You squirm like that, and my axe will miss your neck. Unpleasant to die. Va bene. Devo trovare e salvare il mio equipaggio. Ma dov'è il mio equipaggio? Ce n'è uno, ragazzi. You coward! Unbind me and stick an axe in my hand. I owe you nothing, raven shit. Yours is a clan of thralls and peasants. You lay that axe aside or die by mine. Scontrone. You should be on a slave ship to Ireland, Wolfkist. But if you wish to be my first sacrifice, Odin will be more than happy to receive you. You just killed yourself, Erki. Scontrone, ragazzi. Scontrone. Ustrega. I'll sell you to hell herself. Ok. La parte forte, oh. Ah, c'è il numero massimo di... Il vigore si consuma schivando o mancando un attacco. Se avrai usato il vigore non potrai schivare o bloccare finché non avrai ripristinato completamente. Potrai ripristinare il vigore con il tempo mettendo a segno attacchi leggeri. Voglio vedere a parare come funziona, onestamente. Strega. Attacco pesante, ok. Ahia. Va bene. Però vabbè ragazzi, è un combattimento abbastanza easy. Ah, adesso va di martello. Il doppio martello, ok, interessante questa cosa. Ok. Devo un attimo, ragazzi, riabituarmi con i tasti. Non gioco ad una Assassin's Creed da molto tempo, onestamente, cioè da Odyssey. Parata, ok, abbiamo finalmente a tempo una parata, gliel'ho fatta. Perfetto. Ustrega. Che violenza. Beh. Beh. Beh.
should have held on to this until the bitter end. If I give my life, will you spare my clan? Venon, no! Pick up your axe! Kill them all! No! My flashback. What? Ragazzi, è Yggdrasil. Che cavolo? Wow. Che cosa? Eivor, are you bewitched? Unbind us. What? Oh, yes, of course. Eivor posseduto. Tanto abbiamo ricevuto una marea di cose. Per abbraccio del clan del corvo, manto del clan del corvo. Per liberare i prigionieri. Assegna nei menu. Ok, adesso dobbiamo vedere poi l'inventario a capire bene cosa abbiamo preso mentre prima liberiamo. Even if your wits were somewhat rattled. Listen here. If you can breathe, you can fight. Now come, we take back our ship. You do not need to tell us twice. Perfetto, quindi si combatterà adesso. Dobbiamo raggiungere la nave, però prima voglio vedere un attimo nell'inventario tutte le cose nuove che abbiamo ottenuto. Allora, mantello del clan del corvo. Più la salute è bassa, più incrementa armatura. Incremento aggiuntivo a probabilità critico. Poi, tunica da schiavo, via. Mettiamo armatura del clan del corvo, ok. Ascia da razziatore, via. Mettiamo ascia di Vari, nostro padre. Incrementa velocità dopo ogni colpo, fino a 10 volte. Abbiamo anche, finalmente, dei parabraccia del clan del corvo. E abbiamo anche le branche del clan del corvo. Il codice si è aggiornato, lo guardiamo però dopo. Abbiamo un potenziamento anche. Adesso andiamo nella nostra nave. Sarà da fightare, mi sa. Eh sì, oddio. Madonna. Ma, cioè, ho messo mezzo piede fuori qua. Di cui sono arrivati 500. Cavolo, vanno veloce, oh. Ok. Ma noi siamo pronti. Andiamo. Perfetto. Ok, vediamo qua. Questo qua possiamo tipo rianimarli, esatto. Ridargli un po' più di dargli, tipo dargli vita, una roba del genere. Va bene. Tanto ci sono altri nemici. Continuano ad arrivare. Sì, abbiamo raggiunto la nave. Non capisco se dobbiamo per forza abbatterli tutti, perché di solito funziona così. Dobbiamo scrivere di prima abbatterli tutti e poi dopo puoi andare alla nave. Amazing! Basta! Via! Shock! Dov'è la nave? Di qua. Sì, adesso può fargli un headshot fatto bene, pulito, pulito. Boom, baby. Sniperino, ragazzi, eh. Prossimamente sugli schermi. Oh, merda. Raga, l'ho sniperato, figa. Andiamo avanti, ragazzi, verso la nave. Terra bagliata, terra glitchata, sì. Terra glitchata. Ok. Saliamo su questa nave. Prendi il comando. Dash, Braggy, grab your oars. The whale road leads us home. Oars!